Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Il nostro operatore, in questo caso Vittorio Rossi, ci inquadra mentre siamo all'interno di Palazzo del Pegaso in via Cavour 4 a Firenze per l'ultima seduta del Consiglio regionale della Toscana prima della pausa estiva. Anche oggi, come sempre, molti gli argomenti trattati, però ne abbiamo selezionati due per voi, dunque andiamo a vedere nel sommario di apertura della nostra rubrica. Bene, il primo argomento che oggi abbiamo trattato per voi è il bilancio di IRPET, questo istituto molto importante, ovviamente di derivazione regionale, dunque anche in questo caso, come sempre, sentiremo i pareri, i commenti della maggioranza e della opposizione consigliare. Sentiamoli. Il documento prevede che dei quasi 3 milioni di liquidità che abbiamo appreso essere nelle disponibilità di IRPET, IRPET ha nei propri conti correnti 3 milioni di liquidità. Questi 3 milioni sono investiti nei vari conti correnti e fruttano a IRPET 27 euro all'anno di interessi. Crediamo che non sia il caso di tenere immobilizzati 3 milioni di euro per guadagnare 27 euro all'anno di interessi, quindi abbiamo chiesto che 2 milioni di questi 3, quindi in pratica lasciando nei conti di IRPET i soldi che servono per la gestione ordinaria dell'azienda, per pagare i dipendenti, per pagare i fornitori, ma 2 milioni vengano restituiti alla Regione Toscana e destinati a progetti in ambito sanitario, sociale e culturale. E per fortuna questo documento è stato approvato da tutte le forze politiche. Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, bilancio che registra un utile di oltre 500.000 euro. Si tratta di una cifra significativa che viene dal fatto che ci sono state una serie di economie nel corso dell'annualità 2021 in IRPET, economie che sono derivate dai minori costi che si sono sostenuti a livello di personale, sia per quanto riguarda la figura del direttore che per quanto riguarda due dirigenti, sia minori costi che derivano dal Covid e dallo sviluppo del lavoro agile. Questo ha consentito quindi un utile di 500.000 euro che, come previsto dalla legge istitutiva dell'IRPET, viene trattenuto per 100.000 euro, quindi il 20% al fondo di riserva per la copertura di perdite future e l'altro 80%, quindi 400.000 euro, viene restituita alla Regione Toscana che, come sappiamo, è l'ente che contribuisce al finanziamento non soltanto delle attività istituzionali ma anche delle attività comuni di IRPET. Bene, ed il secondo argomento oggi selezionato nella nostra rubrica è la legge di manutenzione della Regione Toscana, un argomento complesso che andiamo adesso a dettagliare nei pareri della maggioranza e della opposizione in consiglio con i commenti che abbiamo rimontato per voi. Sentiamoli. È successo che siamo di fronte a una situazione a dir poco imbarazzante. Noi capiamo che nel Partito Democratico ci sia una certa fibrillazione con l'assalto alla diligenza di questi giorni, dove la diligenza sono gli ultimi collegi in Italia che sono ancora contendibili per chi nel Partito Democratico vuole andare a Roma. Ma non è un enorme sacrificio rimanere in aula, svolgere il nostro lavoro di consiglieri regionali, almeno fino ad oggi, visto che poi i lavori si sospendano e riprenderanno a settembre. Perché praticamente l'ultima delle settimane abbiamo visto su una legge di manutenzione, che per chi non è un addetto ai lavori è una legge normalissima, in cui si va soltanto ad adeguare la normativa regionale alle normative nazionali ed europee che nel frattempo sono cambiate, il Partito Democratico è riuscito ad andare sotto nei numeri 9 volte. Cioè 9 volte gli articoli sono saltati perché i consiglieri del Partito Democratico non erano in aula. Non perché chissà cosa, perché non erano in aula. 8 volte, 7 volte in commissione, 2 volte in consiglio regionale, tra cui una volta l'assente era il presidente Gianni, che aveva presentato emendamenti e poi non è venuto a presentarli in aula. E quindi viviamo in questo caos. In questo caos da registrare anche per l'ennesima volta, perché è la seconda, che l'assessore Monni arriva in aula per farci una comunicazione, tra l'altro una comunicazione pretendeva di aprire un dibattito sul CEU e noi abbiamo fatto gentilmente notare all'assessore Monni che
il Consiglio scorso era stato monopolizzato da un dibattito sul CEU e sull'ambiente ed è l'assessore all'ambiente non c'era in aula. È arrivata ieri, pretendeva di fare una risposta a 15 giorni di distanza, ha sbagliato i tempi di presentazione della comunicazione, è arrivata troppo tardi in aula, gliel'abbiamo fatto notare, lei è andata a casa e nessuno del Partito Democratico ha difeso questo assessore. A questo punto ci chiediamo se sia ancora o meno l'assessore di riferimento del Partito Democratico, cioè il Partito Democratico crede ancora che Monia Monni possa fare assessore all'ambiente, visto che ogni volta arriva in aula a proporre una comunicazione viene rimandata a casa senza che nessuno alzi un dito. Ci sembra un gran caos, meno male le politiche arrivano il 25 di settembre, si spera che dopo qualcuno si degni di tornare a fare anche il proprio lavoro di consigliere regionale. La legge di manutenzione è un po' il tagliando dell'ordinamento regionale, consentitemi dire, è stata una occasione imperdibile per rendersi conto di come versa la maggioranza di governo di centro-sinistra in Regione Toscana. Consideriamo innanzitutto che siamo stati per circa un mese a trattare di questo argomento in commissione e non si è mai visto chi ha la delega al bilancio e agli affari istituzionali. Il Gianni non l'abbiamo assolutamente visto in commissione. Non solo, presenta una serie di emendamenti quando comincia il Consiglio regionale. Peraltro a uno di questi emendamenti non è presente neanche lui, che è l'unico sottoscrittore e quindi inevitabilmente l'emendamento decade. Noi siamo stati a verificare puntualmente il contenuto della proposta di legge di manutenzione, proprio perché riteniamo un appuntamento importante dell'anno. E abbiamo espresso tutte le nostre perplessità per quanto riguarda la parte sanitaria, ma anche per quanto riguarda VAS e via, i procedimenti che si riducono dei tempi quando il personale invece resta sempre lo stesso e diciamo, ha delle conseguenze tutto questo anche sui procedimenti partecipativi. Invece arriva il Gianni che lui stesso vota contro un nostro emendamento, così come tutta la sua maggioranza, probabilmente senza averlo neppure letto. Cosa diceva il nostro emendamento? Di adeguare la normativa regionale alla normativa nazionale in materia di oneri di urbanizzazione, perché soltanto nella normativa nazionale, non quella regionale, e qui inevitabilmente c'è della confusione, è prevista una riduzione di almeno il 20% per gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi di ristrutturazione. Quindi questa sollecitazione che veniva da numerose amministrazioni di vario colore, ma anche da diversi cittadini, purtroppo decade ed è tutta colpa del governatore. Quindi uno stato confusionario di una maggioranza che addirittura in commissione ha votato contro alcuni esponenti. Il Consiglio regionale, come ogni anno, ha votato la sua legge di manutenzione dell'ordinamento regionale, un'occasione per fare ordine nella vasta quantità di produzioni normative del Consiglio regionale della Toscana, che ha sancito tutta una serie di interventi all'incirca per quasi 70 articoli che sono andati a risistemare molte delle disposizioni presenti nel nostro ordinamento. La proposta di legge che è stata presentata in Consiglio regionale è il frutto di un'intensa attività della prima commissione del Consiglio che, tenendo conto di tutti i rilievi formulati e anche dei pareri espressi dalle altre commissioni, ha deciso di espungere tutti quegli elementi che all'interno di questa legge presentavano carattere innovativo e non meramente manutentivo per preservare il contenuto della legge a quelle che sono le prescrizioni che discendono dalla legge istitutiva, appunto, della legge di manutenzione. Presentazione del nuovo Consiglio di amministrazione che ha un mandato quinquennale, la fondazione non nasce con noi, ecco. Quindi noi raccogliamo un'eredità già consolidata, per quanto mi riguarda doppiamente, essendo io il presidente uscente, e quindi non posso fingere di non conoscere, diciamo, la struttura e la fondazione. Dicevo, raccogliamo un'eredità che è un fattore ormai consolidato nelle politiche regionali. La fondazione è il depositario, il braccio operativo, lo snodo che riesce a portare a terra numerosi aspetti e elementi delle politiche regionali.
e della programmazione regionale nel settore latamente inteso della cultura, poi viene declinato in numerosissimi affluenti. È un compito che ci deriva dal nostro essere fondazione che opera in regime di in-house providing, che è un tecnicismo per dire che la nostra relazione con la regione, con tutta la regione, è una relazione bidirezionale, c'è un rapporto e un affinamento tecnico, organizzativo, gestionale particolarmente strutturato. Per noi è davvero importante, importante per la Giunta, importante per il Consiglio, il lavoro che sta portando avanti Fondazione Sistema Toscana. Consentitemi di ringraziare chi in questi anni ha dato il proprio contributo, di fare un grande in bocca al lupo al Presidente Di Passio, al Vicepresidente Colicelli, a tutti i membri del CDA. Il lavoro di Fondazione Sistema Toscana è importante, da un lato per rappresentare, raccontare la nostra identità, e dall'altro per noi, per il Consiglio regionale con cui è nata dallo scorso anno una collaborazione importante, è stata fondamentale per realizzare quel processo di digitalizzazione che abbiamo voluto mettere in atto, per fare di questo luogo, la Casa delle Toscane e dei Toscani, un luogo accessibile in cui ognuno può accedere a tutte le informazioni per creare trasparenza. Se oggi siamo in questa splendida sala dedicata a David Sassoli, lo dobbiamo al lavoro di Fondazione Sistema Toscana, oltre degli uffici del Consiglio regionale. La Fondazione Sistema Toscana è fra gli enti strumentali del governo della Toscana, sicuramente uno dei più rilevanti, ma a me personalmente rappresenta punto di riferimento indispensabile per un sistema di valori e un sistema di progetti legati a questi valori che ritengo debbano essere trasmessi in Toscana. È una fondazione che a mio giudizio deve costituire il perno dell'identità della Toscana. Tutto ciò che significa valorizzare l'identità della Toscana da un punto di vista sociale, da un punto di vista storico, culturale, di relazioni, di promozione turistica, passa attraverso una fondazione che utilizza le più innovative, moderne tecnologie per questo tipo di messaggio. Ecco quindi che il prossimo Consiglio d'amministrazione, guidato all'insegna della comunità, della continuità da Jacopo Di Passio, dovrà cercare di approfondire un po' tutte le caratteristiche, perché i messaggi, gli input che noi potremo dare come governo della regione possano tradursi nell'utilizzo delle tecnologie, delle capacità di relazioni, dei contenuti che diano il senso di questa regione che è l'unica che a livello internazionale ha anche un nome inglese, Tuscany. Non ce l'hanno le altre regioni italiane, salvo le due isole, proprio per conformazione geografica, che possa valorizzare quelli che sono i tratti per cui è così attrattiva la nostra regione, che possa veicolare un messaggio di toscanità e anche, se vogliamo, in modo, lo dico a battuta, ma con il senso giusto di ironia, che Curzio Malaparte definiva dei maledetti toscani. Io sono convinto che la nostra è una regione che proprio sul profilo dell'identità gioca molto di quello che può essere la sua capacità di attrazione che già di per sé a livello internazionale è sviluppata. Si conosce bene all'estero che cos'ha e cosa significa Roma, cosa ci può dare Venezia, cosa ci può dare Milano, Napoli, ma spesso quando si domanda di queste realtà qual è la regione, trovi un minor livello di conoscenza di quale riferimento i comuni così conosciuti in tutto il mondo hanno come realtà regionale. La nostra invece è un'eccezione, perché Firenze, Siena, Pisa, Lucca, San Gimignano sono conosciute in tutto il mondo come le altre città capoluogo di provincia o gli altri paesi che hanno grande richiamo turistico, ma contemporaneamente quando si associano alla Toscana spesso ci si rende conto che anche la regione di cui fanno parte è un elemento d'attrazione. Bene, anche per oggi è tutto, con le riprese del nostro operatore Vittorio Rossi da Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale. Ci risentiamo dopo le vacanze estive con la rubrica del Consiglio regionale della Toscana. Grazie a tutti per l'attenzione. Regione Toscana, il Consiglio regionale.